Li avete visti tutti e due i video, quelli su come aggredire i top player nell'asta di riparazione e quello in come gestire i giocatori che hanno overperformato? Spero di sì, perché praticamente sto sempre in studio, già è ora di registrare i cantaconsigli per la 21ª giornata. Giornata importantissima, perché? Perché ci sarà il derby di Milano, partita che sembra scontata, ma secondo me non è così scontata. Ma ne parleremo tra un po'. Prima di iniziare, vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, che parla di calcio a 360 gradi con tante chicche, tante curiosità, le informazioni, personalizzabili al 100%, perché sulla stellina dei preferiti ci potete inserire, non è stellina in effetti, è inserire in effetti, ma siete dei maiali, potete inserire tutti quanti i vostri preferiti e i giocatori della vostra fantasquadra già sono andati in cagna dopo quanto è passato un minuto e mezzo e restate così aggiornati in tempo reale su tutte le notizie che vi interessano, scaricabile dal link qui sotto in descrizione, che interessano, che è un modo molto carino di supportare questo canale. Non ce lo farò mai oggi. E poi le magliette, anzi il piumino di calciostore24.com, il negozio online di magliette di abbigliamento sportivo più bello ed economico del web. Il piumino del Paris Saint-Germain, questo ragazzi è bello vero questo, eh? Lo trovate a meno di 60 euro e se inserite il codice sconto LC avrete un ulteriore sconto del 10% sul prezzo d'acquisto, c'è cioè basso, tutto va in giro, dice ma quanto è bello, l'hai trovato, calciostore24.com, codice sconto LC. Mi raccomando, anche perché è un modo molto carino di supportare questo canale e perché poi Calciostore ci manda più magliette da mettere in palio per gli abbonati. Vi ricordo, nelle prossime live metteremo in palio la maglietta dell'Argentina con le 3 stelle, la maglietta quella nera della Juventus. Seguitemi su Instagram Lorenzo Cantarini Official per sapere quando verranno messe appunto in palio queste magliette soltanto per gli abbonati. Dunque 99 centesimi al mese, potrete entrare nella chat Telegram dedicata agli abbonati, che questi giorni non ho avuto tempo sinceramente di guardare, ma guarderò da domani perché porca miseria ho fatto video su video, dirette su dirette, per avere la priorità di risposta durante le live e soprattutto per partecipare all'estrazione delle magliette. Vi ricordo ragazzi anche di mettere un like se questo video vi è piaciuto, iscrivervi qualora non vi siate iscritti, e poi faremo una live speciale domani, cioè giovedì ore 18:30, per un'altra live di valutazione rose e consigli sugli scambi. E dai, iniziamo Cantaconsigli per la 21ª giornata. Ed eccoci qua, iniziamo con la regola del 72, ovviamente offerta da astafantacalcio.net, il sito dal quale potrete scaricare la Suite Revolution, che è il programma che vi aiuterà a gestire al meglio l'asta di riparazione, che è importantissima. Iniziamo: i portieri migliori delle ultime 4 giornate sono Meret del Napoli, Fantamei del Sei, Montipò del Verone, Audero della Samp, poi Drogoski, Skorupski, Di Gregorio, Provedel, Vicario, Milinkovic-Savic e Silvestri. Difensori: Mele dell'Atalanta, il miglior difensore del mese, Perbacco, Fantamei del 75, poi Posch del Bologna e Danilo della Juventus, poi Di Lorenzo, Doig, Darmian, Ferrari del Sassuolo, Luperto, Scalvini e Esimue dell'Udinese. Insomma, qua la situazione non si stabilizza nei difensori, ogni mese ci sono difensori nuovi che fanno il bello e il cattivo tempo. Centrocampisti invece El Shaarawy, grande Stefano, il faraone al primo posto, 9,75 di Fantamedia, poi Marin dell'Empoli, Zaccagni della Lazio, Churia del Monza, Felipe Anderson, Lasovic, Varaschelle, Orsolini, Kumainers e Elmas. Qua la situazione sembra si stia abbastanza stabilizzando, mentre gli attaccanti stanno ritornando i top player. E qua ritorniamo al mio video che ho fatto, che ho messo stamattina, andatelo a vedere, perché Lookman ancora al primo posto, 13,67 di Fantamedia, una Fantamedia strepitosa. Osimhen, Lautaro Martinez, Caprari, Boga, Dybala, Avram, Berardi, Sanabria, Di Maria. Vedete che iniziano a fiorire i top player, sono scomparsi quasi del tutto i giocatori di rivelazione, a parte Lookman, Boga e Sanabria. Ma qua c'è Sanabria, non consiglio mai. E stanno venendo sui campioni. Vabbè, non ho fatto in tempo a fare la regola del 72 per tutte quante le squadre, perché ho fatto il video, ho finito il video 6 ore fa. Non ci sarà la slide per quanto riguarda il Fanta Abbonati, la ciurma del Canta, pure perché non ho fatto in tempo anche a fare questa. Però ancora primo Phoenix FC, e la giornata l'ha vinta Rubentus con un punteggio incredibile, oltre 95. Veramente iniziamo subito con i Canta Consigli con Cremonese Lecce, l'anticipo del
della 21esima giornata. Cremonese che è debole nel difendere sui contropiedi, Lecce sappiamo che è forte in contropiedi. La Cremonese è debole nel mantenere il possesso palla, Lecce che è molto forte nel rubare palla agli avversari, quindi il gol su contropiede, palla rubata, contropiede, sembra praticamente scritto. Due squadre che sono deboli nei duelli aerei, quindi non vedo il gol di testa né dall'una né dall'altra parte, però attenzione che invece qualcuno potrebbe svettare di testa. Dunque un Baschirotto nell'area avversaria potrebbe essere un giocatore abbastanza consigliato. Cremonese che è forte a attaccare al centro, mentre il Lecce è debole nel difendersi da passaggi filtranti. Anche lì invece una palla rubata alla Cremonese, passaggio filtrante al centro, e lì potremmo trovare dei problemi per quanto riguarda il Lecce. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio, ed eccoci qua, non vedo il clean sheet da nessuna parte per quanto riguarda la difesa, già detto di Baschirotto. Per il resto del Lecce non c'è nessuno che svetta, secondo me potreste metterli tutti quanti in ballottaggio, mentre per la Cremonese eviterei Ferrari, Bianchetti e Vasquez. Gli esterni invece, Valer e Sernicola, potreste pensare di metterli in ballottaggio, anche Chiricas, perché secondo me il Lecce non sfonderà centralmente, anche se Chiricas è tornato malissimo, eh. Se non avesse avuto quella fantamedia l'ultimo mese l'avrei consigliato, sarebbe stato verde, ma invece no, non è possibile. Centrocampo, dove preferirei che mettessi in ballottaggio Pickel piuttosto che Castagnetti e Maite. In attacco, Okereke, centralmente, con la sua velocità e con il suo stato di forma, fantamedia strepitosa in questo mese, potrebbe essere colui che mette in difficoltà la difesa del Lecce. Lecce, andiamo a consigliare due esterni, Strefezza e Di Francesco. Di Francesco in vantaggio su Bandà, secondo me meglio Di Francesco che i due attaccanti centrali Colombo e Sisè. Per quanto riguarda il centrocampo potreste pensare di mettere in ballottaggio tutti quanti i giocatori. Non c'è un giocatore del Lecce che vi sconsiglio. Potrebbe essere una partita nella quale il Lecce ritorna alla vittoria. Partita strana, due squadre che non prendono gol, due squadre che non segnano, due squadre che non hanno fatto tanti punti in questo mese. Difficile. Roma-Empoli, sabato alle 18. Allora, Roma forte sui calci piazzati, lo sappiamo, l'Empoli che è debole nel difendersi sui calci piazzati, quindi il gol della Roma sembra praticamente scritto. Infatti lì c'è Smalling come giocatore più rappresentativo di questa partita, secondo me. Duelli aerei dove la Roma appunto è forte e l'Empoli è debole, anche questa caratteristica diciamo che porta al gol della Roma su calcio piazzato. La Roma è forte nell'attaccare centralmente, l'Empoli è debole nell'evitare di commettere falli in zone pericolose. Anche lì Roma attacca al centro, fallo, calcio di punizione. Il calcio di punizione viene fuori praticamente da qualsiasi angolatura, sfaccettatura. Guardiamo questa partita. Attenzione alla Roma che è debole nel difendersi sui tiri da lontano. L'Empoli è forte nell'attaccare da sinistra. Infatti per questo motivo ho messo Parisi come possibile sorpresa dell'Empoli. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio. Per la Roma ci potrebbe stare il clean sheet, quindi consigliato Rui Patrício, consigliata tutta quanta la difesa, appunto perché poi sappiamo i giocatori della Roma quanto siano abili nell'area avversaria. Celik a destra, c'è solo lui. L'ho detto che il problema sono gli attacchi. Il problema, sono romanista, per me è il problema, per l'Empoli no, ovviamente, giustamente c'è il problema dei Coccoli e l'Empoli, cioè, guarda che problema, la meraviglia, no? È il problema per noi romanisti, saranno gli attacchi da sinistra. E dunque Parisi non l'ho messo proprio tra i consigliati, perché in questo mese non è che abbia avuto una media fantascientifica, è la fantamedia del 6. Celik comunque sconsigliato. Centrocampo, dove Zaleski invece dall'altra parte potrebbe fare sinceramente una bella partita, così come Matic che in questo mese ha giocato veramente bene. Il Shaarawy non possiamo assolutamente tenerlo fuori, non capisco come Mourinho lo tenga fuori, non riesco a capire veramente. Più di Cristante, Pellegrini tra Iroic e Bove. In attacco non vedo sinceramente il gol delle punte centrali, anche perché Abraham dovremmo vedere in che condizione arriverà la partita di sabato. Per quanto riguarda Dybala invece è sempre schierabile. Empoli che non credo vada a prendere la goleada, la difesa tra l'altro ha retto molto bene in questo mese, i difensori, i centrali Luperto e Buei, ma anche De Winter hanno una fantamedia di tutto rispetto. Vicario si schiera sempre per il modificatore di difesa. Centrocampo, dove preferirei Baldanzi e Marin per i tiri da lontano. Abbiamo visto che la Roma è debole nel difendersi sui tiri da lontano, dunque attenzione a questi due giocatori. Più di Bandinelli, Akpakpro e Haas. In attacco non vedo il gol dell'Empoli. Potreste pensare di mettere in ballottaggio Caputo e Cambiaghi, ma non, ripeto, li preferirei altri giocatori piuttosto. Nella Roma mancheranno Spinazzola e Darbo, nell'Empoli mancheranno Ismaili, Grassi e Destro, che non torna più. Destro, perché non torni più? Sassuolo-Atalanta, partita meno semplice di quanto sembra. Perché? Perché l'Atalanta è molto forte nei duelli aerei e è un problema del Sassuolo quest'anno, e quindi il gol dell'Atalanta in un duello aereo in mezzo all'area oppure
soltanto riconquista palla in mezzo al campo. Dunque, per chi ha il voto statistico di Albin sarà molto importante. Saranno ovviamente in vantaggio l'Atalanta. Attenzione agli attacchi sulle fasce, perché il Sassuolo lo sappiamo che è forte nell'attaccare sulle fasce, l'Atalanta è debole. Sassuolo forte nei passaggi lunghi, dunque cercherà di scavalcare il centrocampo, magari facendo anche dei cambi di gioco. Atalanta che è forte nei tiri da lontano, Sassuolo che è debole nell'evitare errori individuali, Atalanta che è forte nelle giocate individuali. E qui ho visto un ottimo Højlund ieri sera contro l'Inter, quando è entrato ha fatto sinceramente una buonissima partita. Højlund che le giocate individuali le ha, potrebbe mettere in difficoltà i due centrali del Sassuolo, così come Berardi per quanto riguarda gli attacchi sulle fasce. Sembra ritornato il Berardi dell'anno scorso, vedremo se la partita con il Milan è stata soltanto un'illusione oppure veramente è ritornato il Mimmo che conosciamo. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio. Consigli no. Per quanto riguarda la difesa, no, a parte Rogerio dalla parte di Atebur, mentre Tolian dalla parte di Maele, no, lo eviterei. Per quanto riguarda il centrocampo, nessuno del Sassuolo, sinceramente, mi sento di consigliarlo al 100%, neanche Frattesi. L'Atalanta solitamente regge molto bene al centrocampo, ma essendo il centrocampo del Sassuolo comunque sia molto mobile, magari mettete in ballottaggio sia De Ronchi che Ederson, non li schierate così a cuor leggero. In attacco, Berardi e Laurenté, i due esterni sì, i due centrali no, De Frelle e Alvarez no. Atalanta, il clean sheet non lo assicuro di Musso, quindi vedete le alternative, cioè Rui Patricio Musso, metto un Rui Patricio. Difesa, dove Scalvini e Toloi potrebbero un pochino subire, sono i due braccetti della difesa 3, dunque potrebbero subire la velocità e l'effervescenza di Berardi, l'effervescenza, che cazzo è, di Berardi e Laurenté. Molto meglio secondo me Ginzitti o Demiral, vedremo poi chi giocherà nella live di sabato ore 14. Centrocampo, dove appunto detto di Deron e Ederson, direi che potete schierare la Kupmeier, Pasalic, Bogao, Lukman e Zapata. Perché? Perché appunto l'Atalanta segnerà su giocate individuali e lì la giocata individuale c'è dovunque, potete guardare. Nel Sassuolo mancheranno Muldur e Pinamonti, l'Atalanta Zappacosta e Palomino. Spezia-Napoli, di che stiamo a parlare? Lo Spezia mancano Jasi, Zöt, Bastoni, Ekdal, Zola, Kovalenko e Zurkowski, cioè praticamente manca tutto il centrocampo, tutto l'attacco. Hanno venduto Strelez, hanno preso Shomurodov però. E quindi una partita di che stiamo a parlare, cioè Spezia che è debole nel difendere sui calci piazzati, Napoli che è forte sui calci piazzati, Spezia che è debole nell'evitare errori individuali, Napoli che è forte nelle giocate individuali, Spezia che è debole nel difendere sui tiri da lontano, ma tiri da lontano del Napoli che non è proprio propriamente aggressivo, non so quanti ce ne saranno, però voglio dire, attaccare sulle fasce il Napoli è fortissimo. Lo Spezia è debole nel difendere sul contropiede, il Napoli che fa un gol magari sul calcio piazzato, giocata individuale, poi riparte in contropiede, gliene fa 18 credo. E quindi partita direi che sulla quale non ci dovremmo soffermare più di tanto. Nel Napoli ho messo Osimhen perché secondo me qua può tirar fuori una doppietta o una tripletta. Per lo Spezia ho messo Resa, che tendenzialmente è l'unico giocatore che forse metterà in ballottaggio, perché dovrebbe agire dalla parte di Lozano barra Politano, che secondo me è il lato debole del Napoli. Eccola qua, infatti Napoli tutto quanto consigliato, tra l'altro anche in formazione tipo senza infortunati. Spezia che ha tutta la squadra fuori praticamente, anche Jasi è infortunato, ripeto, non schiererei nessuno, giusto Resa, ma giusto per non mettere tutti i rossi da una parte e tutti i verdi all'altra, cioè l'ora che studi fatti, colorato le casselle Excel e via. Però ecco, cioè, non mi starei a soffermare più di tanto su questa partita. Ecco, molto più difficile Fiorentina-Bologna. Fiorentina che è forte nei duelli aerei, Bologna che è debole nei duelli aerei, quindi per questo ho messo Milenkovic come giocatore simbolo di questa partita per i viola. Fiorentina che è forte nei tiri da lontano, Bologna che è debole nel difendere nei tiri da lontano, due gol della Fiorentina sembrano venire fuori. Fiorentina che è debole nel difendersi a passaggi filtranti, invece che una forza del Bologna. E qui ho messo Orsolini sia per il passaggio filtrante che può fare, sia perché può ricevere il passaggio filtrante magari da Soriano, magari da Scouten, vedremo poi chi giocheranno. Fiorentina forte nei calci piazzati, Bologna forte in contropiede, insomma anche le altre caratteristiche della squadra sembrano portare a questa tipologia di gol. E quindi andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio. Non vedo il clean sheet né da parte della Fiorentina, che secondo me prenderà un gol, né da parte del Bologna che ne prenderà due, prevedo un 2-1 Fiorentina. Milenkovic, ce l'ho già detto, per me può spuntarla di testa, anche Igor, anche Martinez quarta, quindi non ve li vado a sconsigliare, ma non
ve li consiglio perché potrebbero beccare poi il passaggio filtrante. Dodò ve lo sconsiglio a prescindere. Miraghi potrebbe essere colui che batte la punizione, ma attenzione appunto alle ali del Bologna che possono creare un pochino di difficoltà agli esterni della Fiorentina. Centrocampo la Fiorentina che non è che mi faccia strabuzzare gli occhi in questa partita, anche perché il centrocampo del Bologna è abbastanza muscolare, quindi non so, i palleggiatori della Fiorentina potrebbero avere delle difficoltà. Preferirei Brecalo a Ikoné, qualora avesse la possibilità di prendere Brecalo. Dovrebbe giocare lui, tra l'altro, vedremo poi come giocherà. In attacco Nico Gonzalez potrebbe essere schierato assolutamente, ma poi domani vedremo su Instagram Lorenzo Cantarini Official l'analisi degli arbitri, quale partite avranno i rigori e quali no. In attacco Kwame, Jovic, dovrebbe tornare anche Cabral. Chi gioca, non so, un posto per tre maglie, casino le punte della Fiorentina, un casino assoluto, e il mercato non ci ha dato poi ulteriori indizi. Nel Bologna eviterei Skorups, che eviterei tutta quanta la difesa. Poi non possiamo tenerlo fuori in questo momento, fantamedia mostruosa, 7,75 in 4 partite. Di Orsolini abbiamo già detto, del centrocampo del Bologna abbiamo già detto, eviterei Soriano che non porta mai bonus, ormai basta, ha perso la speranza. In attacco avevamo detto del passaggio filtrante più Barro di Zirzì, secondo me. Nella Fiorentina non ci saranno ancora Castrovilli e ancora Sottil. Nel Bologna Bonifasi, Medel, Silvestri, Sansone, Bagnolini. Vedremo nella live di sabato se ci sarà Arnautovic o no. Al momento sembra che non ci sarà. Peccato. Torino-Udinese, due squadre che forza e debolezza non ci azzeccano niente. Non c'è proprio un minimo appiglio, veramente. Quindi vedo uno 0-0, un 1-1. Torino forte nei tiri da lontano, nell'attaccare da sinistra, nell'evitare errori individuali, nell'evitare il fuorigioco. Udinese che è debole nel difendere sui calci piazzati, ma il Torino non è forte. Debole nel difendere sui passaggi filtranti, ma il Torino non è forte. Forte nell'attaccare sulle fasce, ma il Torino non è debole. Forte in contropiede, forse lì un contropiede. Il Torino debole nell'evitare il fuorigioco. Ci può stare un gol sul contropiede dell'Udinese, ma per fare il contropiede dovrebbero passare in vantaggio prima. Non vedo il vantaggio dell'Udinese, quindi ripeto, una partita da 0-0. Ho messo Miranchuk per quanto riguarda i tiri da lontano, e poi ho messo Toven perché mi piace Toven, lo sapete, quindi metto Toven, non me ne frega niente. Sono molto curioso di vedere Toven con la nuova maglia. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio. Allora, clean sheet 0-0 ci può stare, 1-1 non ci può stare, ripeto, non sono sicurissimo, ma sono due portieri secondo me da schierare, sia Milinkovic-Savic che Silvestri. Difese, dove mi sono basato più che altro sulle medie, dunque preferire Schurz a Buongiorno e Rodriguez, e preferire l'attacco da sinistra del Torino, dunque Vojvoda, piuttosto che l'attacco da destra di Singo. Centrocampo, dove vado a preferire gli stoccatori Miranchuk e Vlasic per i tiri da lontano, piuttosto che Ricci e Ilic. Anche Radonjić potrebbe essere assolutamente schierabile per i tiri da lontano, più di Sanabria, perché Sanabria il tiro da lontano non ce l'ha, è molto più di sé che Caramò. Nell'Udinese, Udoji come esterno, sicuramente per me meglio di Esibue. Non sappiamo se ci sarà Pereira, che è leggermente acciaccato, vedremo poi nella live di sabato se ci sarà o meno. Samardžić per quanto riguarda un contropiede, per quanto riguarda una giocata individuale, o magari per quanto riguarda un rigore, andremo a parlare anche di chi sarà il rigorista dell'Udinese nella live di domani ore 18:30 giovedì. Centrocampo dell'Udinese che metterei al massimo in ballottaggio. In attacco Toven può rivoluzionare l'Udinese, giocatore molto forte, e potrebbe giovarne anche Beto, due giocatori che secondo me dovrebbero andare in campo, dovreste schierarli. Nel Torino non ci saranno Gigi, Zima, Lazzaro e Pellegrini, nell'Udinese non ci saranno Masina, De Lopeu e forse Pereira. Ed andiamo ora al derby Inter-Milan. Allora, se mi basassi sulla regola del 72, sarebbe una partita da schierare veramente tutti in verde, tutto l'Inter, e il Milan di non mettere in campo per niente. Ora, andando a vedere invece le squadre seriamente più nel dettaglio, vediamo che il Milan è forte nei contropiedi e l'Inter qualche problema a difendere sui contropiedi ce l'ha. Dunque attenzione ai contropiedi del Milan, magari Pioli potrebbe pensare a una partita difensiva. Sì, ma in questo momento nel Milan c'è poco di difensivo, e poi partire in contropiede con Leao, che infatti ho messo come giocatore rappresentativo di questa partita. Calci piazzati dell'Inter, molto forte, ma il Milan è forte nei duelli aerei, dunque il gol sul calcio piazzato non esce fuori. Passaggi filtranti, l'Inter è molto forte, il Milan è debole nel difendersi, attacchi sulle fasce, abbiamo visto che disastri hanno fatto Calabria e Teo Hernandez in questo periodo. Attenzione dunque agli esterni dell'Inter, dovrebbero giocare Dumfries da una parte e Di Marco dall'altra. Attenzione, e ho messo Di Marco appunto per questo, anche per i tiri da lontano, perché l'Inter è forte nei calci piazzati, nei tiri da lontano Di Marco ce l'ha tutte, e quindi attenzione. Milan forte nel rubare palla agli avversari, ma
lascia un pochino il tempo che trova questa cosa. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio ed eccoci qua, il clean sheet non lo vedo né dall'Inter né tantomeno nel Milan, Tatarusano non lo schiererei più, fantamedia del 2,25, ce l'ho in un fantacalcio la porta Milan nel mantra youtuber e sto veramente sprofondando in classifica. Nell'Inter già detto di Di Marco, Dumfries fantamedia non molto bella questo mese, Darmian forse gioca esterno al posto di Dumfries, forse gioca a braccetto al posto di Skriniar. Skriniar lo schieriamo? Io Skriniar non lo schiererei, soprattutto nel derby non lo schiererei assolutamente. Su Bastoni Acerbi qualche dubbio ce l'ho. Centrocampo dove secondo me Çalhanoğlu è preferibile a Mkhitaryan e Barella, in attacco Lautaro Martinez e Dzeko, contro questa difesa del Milan io li schiero. Forse anche Lukaku, forse anche Lukaku prova a schierare. Milan, difesa Calabria no, Kalulu no, Kier no, Theo Hernandez con il Milan che può partire in contropiede, io magari un pensierino ce lo farei. Non è la mia prima scelta della settimana, anche perché tre partite, fantamedia del 4, capite che in qualche fantacalcio mi ha affossato anche lui. Centrocampo dove non andrei a schierare tendenzialmente nessuno, c'è questo curioso De Ketelaere ancora in vantaggio su Brian Diaz, vediamo, poi magari il derby lo decide De Ketelaere, non lo so, però ovviamente non è la mia prima scelta, anzi eviterei magari di schierarlo. Invece andrei a schierare Leao sicuramente per quanto detto prima, ma anche Giroud, perché solitamente i derby le grandi firme ce l'hanno, soprattutto il derby di Milano. E Giroud è una grande firma. Non ci saranno per l'Inter Brozovic, per il Milan Maignan, Tomori, Florenzi, Benacer, Dest e neanche Ibra, ancora Ibra non c'è. Verona-Lazio, partita che improvvisamente è diventata difficile per la Lazio. Perché? Perché il Verona si è improvvisamente svegliato con Zaffaroni. Duelli aerei del Verona è assolutamente in vantaggio sulla Lazio, però è debole nel difendersi da passaggi filtranti. Sappiamo che la Lazio come passaggi filtranti è il top che c'è in Serie A in questo momento. Infatti ho messo tutta quanta la barra piena. Verona che è debole anche nell'evitare errori individuali, mentre la Lazio è forte nelle giocate individuali. Verona che è forte nei tiri da lontano, la Lazio pecca un po' di aggressività, dunque il filtro a centrocampo potrebbe fare un pochino cilecca. Come giocatore simbolo del Verona in questa partita ho messo Lazovic, per la Lazio Luis Alberto per i passaggi filtranti. Andiamo a vedere i giocatori nel dettaglio ed eccoci qua, Montipò non lo schiererei, Provedel il clean sheet non lo vedo, però più sugli esterni, dunque per me i problemi saranno più dalle parti di Marusic e Lazzari con Doig, De Paoli e Lazovic che attaccano da quella parte, da quelle parti, dici c'è tre fasce, fasce già, no perché Lazovic si allarga, dai, piuttosto quindi Casale e Romagnoli, dai andate in cagna, Casale e Romagnoli invece sono più consigliati. Centrocampo e la Lazio tutto assolutamente consigliato per le giocate individuali, perché nella Lazio possono segnare veramente tutti, eviterei il filtro a centrocampo di Cataldi e di Marcos Antonio. In attacco più Immobile di Pedro. Per quanto riguarda il Verona invece eviterei tutti, a parte i tre menzionati prima, giusto Yen si è comportato bene in questo frangente, forse il migliore dei difensori, ma mettetelo al massimo in ballottaggio. Comunque nel Verona non ci saranno ancora Faraoni, Miguel Veloso, Arri e Rustic. Nella Lazio mancherà Radu e basta, Lazio la formazione al completo. Però Radu fa casino in panchina, è come quando a scuola ti manca quello che fa casino, poi si sente la mancanza. Monza-Sampdoria, Monza forte nei calci piazzati, Samp debole nell'evitare falli in zone pericolose. Due squadre deboli nell'evitare errori individuali, dunque potrebbe essere una partita, la partita dei fantasisti. Monza forte nell'attaccare da sinistra, Samp debole nel difendere sui contropiedi, dunque attenzione un contropiede che si sviluppa a sinistra per quanto riguarda il Monza. Possesso palla del Monza forte, Samp debole nel difendersi attacchi sulle fasce, dunque veramente attenzione al Monza che ruba palla e poi fa partire un contropiede sulla sinistra. Dunque ho messo Caprari come giocatore simbolo del Monza, anche perché poi Caprari da ex alla Samp segna sempre. Per la Samp invece attenzione a Winks, attenzione perché il centrocampo a due del Monza potrebbe essere terreno fertile per il giocatore blu cerchiato. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio del Monza, schiererei presumibilmente tutti perché la Samp nell'ultimo mese ha fatto 0 gol e quindi non vedo problemi in difesa per quanto riguarda il Monza, se non che Marie e Marlon che nell'ultimo mese non hanno fatto bene potrebbero avere problemi a marcare magari i giocatori più di qualità della Samp, dunque Juricic, Winks e Gabbiadini. Infatti il Monza è debole nell'evitare errori individuali, vedete quanto è importante lo studio che si fa per banco di tutte e due le squadre. Centrocampo del Monza dove preferirei Ciurria ovviamente, Pessina,
Anche Colpani potreste pensare di mettere, piuttosto che Rovella e Macin. L'attacco del Monza lo schiererei tutto assolutamente. Samp, che tra l'altro è proprio in formazione rimaneggiata, mancheranno sia Colle che Sabiri, mentre è squalificato Sensi nel Monza. Eviterei tutta quanta la difesa, guardate che fantamedie, non ce n'è una praticamente sopra il 6, tutte dal 6 in giù. Anche il nuovo arrivato Gunther dovrebbe giocare titolare. Centrocampo, Leri e Rincon non li schiererei, attacco più Gabbiadini di Lammers. Partita che sembra a senso unico, ma attenzione agli errori individuali in difesa del Monza, potrebbe un po' cambiare le carte in tavola. E concludiamo con il posticipo, Salernitana-Juventus. Allora, Juventus forte nei calci piazzati, Salernitana debole nel difendere sui calci piazzati, quindi il gol della Juventus ci può stare. Gol della Juventus sul calcio piazzato, la Juve si difende, parte in contropiede, Salernitana debole nell'evitare il fuorigioco, gol della Juventus, 2-0 Juventus. Attenzione, tiri da lontano la Salernitana però, perché la Salernitana è forte nei tiri da lontano, la Juventus non è aggressiva, filtra a centrocampo, poco, gol della Salernitana. Attacchi da destra, la Salernitana è... No, attacchi da destra, la Salernitana è forte, attacchi da sinistra, la Juve è debole, vedremo come si svilupperà la partita. Posso dire che vedo un 1-2 Juventus? Lo posso dire? Giocatore simbolo della Salernitana, Dia, potrebbe sfruttare un pochino le carenze juventine difensive di questo periodo. Per la Juventus invece calci piazzati, contropiede, attacchi da sinistra, Vlahovic le ha tutte quante, insomma potrebbe essere la partita di Vlahovic, che dovrebbe giocare titolare domani in Coppa Italia. Vedremo un po' meglio nella live di sabato in che condizioni è. Andiamo a vedere i giocatori più nel dettaglio. Dunque, Salernitana due gol li prende, quindi Ochoa non lo schiererei. Difesa della Salernitana che non schiererei. Sambia per quanto riguarda gli attacchi da destra, così come Candreva, potrebbero essere due giocatori assolutamente da schierare, così come Villena per i tiri da lontano. Nicolussi Caviglia come ex potrebbe stupire, e Dia, fantamedia dell'8,38, non lo tengo fuori, soprattutto con questa difesa della Juventus. Guardate Szczęsny, fantamedia del 3,25 dell'ultimo mese, non prendeva gol da 8 partite, crollato. Difesa della Juventus, io su Bremer ci credo. Bremer lo schiero, così come Danilo. Mi preoccupa più la difesa sinistra della Juventus, appunto dove ci sono gli attacchi destri della Salernitana, quindi Alessandro e Gatti eviterei loro. Ma chi cazzo me lo fa lo studio così delle partite? Ma me lo dite che non faccio, però me lo segnavo, me l'ho appuntato, non faccio robe innovative. Centrocampo della Juventus, dove Rabiot lo preferirei a Locatelli sinceramente. Attacco sinistro della Juventus con Kostic e presumibilmente Chiesa, potrebbe giostrare anche da quella parte, per me schierabili assolutamente. Paredes no, per il filtro al centrocampo, di quanto dicevamo prima anche Fagioli non è la mia prima scelta. L'attacco della Juventus contro la difesa della Salernitana lo schiero tutto. Pogba, Di Maria, Ken e Vlahovic. Dice Pogba forse non c'è perché ha un piccolo indurimento del polpaccio, letto oggi, non lo so, non lo sappiamo se c'è o no Pogba si schiera sempre, vediamo se ci sarà nella live di sabato ore 14. Si conclude qui questo video per i cantaconsigli della 21esima giornata, ci vediamo domani giovedì ore 18:30 in live qui su YouTube per la valutazione rosa e scambi, e poi sabato ore 14 per la canta live del prepartita. Vi ricordo domani Lorenzo Cantarini Official su Instagram, l'analisi degli arbitri e presumibilmente anche l'analisi delle curiosità statistiche della Serie A, e poi venerdì ore 14 in diretta su TV Play nel Fanta TV Play. Ho detto tutto? Spero di sì. Un saluto dal secondo divano più famoso del web. Se hai capito la battuta, sei uno zozzone.